poi si è conclusa bene con qualche convocazione in prima squadra, quindi sono fatto qualche contento. Allenamento sì, con loro sì, anche? Sì, sì, mi allenavo quasi sempre con loro. Chi ti ha impressionato di più? Parliamo un po' adesso sull'aspetto di quest'anno? Calcistico. Sì, l'aspetto di quest'anno. Ma Di Maria, dai. Salve ragazzi, buongiorno, oggi siamo qui al Centro Ness per un episodio di Find Your Place e sono con quella che è una futura promessa del calcio italiano. Grazie. Sono con Alessandro Riccio, Alessandro Riccio, che gioca attualmente per la Juve Next Gen. Da quanti anni? Sono a Torino con la Juve da 8 anni, mi sono trasferito quando avevo 14 anni. Sei un ragazzo di Napoli, sono un ragazzo, da che quartiere di Napoli vieni? Sono di quarto io. Ah, quindi sei della zona sì, di sì, qua. Sì, sono qua, sono di qua. E come è iniziato questo percorso? Come ti sei trovato? No, mi sono trovato subito benissimo, poi ovviamente magari i primi momenti sono difficili, lasciare la famiglia, gli amici, gli affetti, è un po' complicato, però se fai quello che ti piace, lo fai con voglia e con voglia di arrivare, non pesa nulla. Anche perché come dicevi l'hai iniziato a 14 anni, sì. Il percorso lì a Torino, non è facile lasciare la famiglia e tutto, hai no, avuto dei momenti di difficoltà iniziali? Certo, certo, tutti quanti penso che hanno avuto, i ragazzi che sono trasferiti subito a Torino all'età di 14 anni hanno avuto tutti quanti magari dei momenti no, però è da quello che ne esci migliore, ti fortificano. Tu come li hai affrontati? Diciamo hai avuto qualche persona vicino che ti ha sostenuto, oltre la famiglia o anche la famiglia attualmente? O da solo? Come l'hai affrontato? No, fortunatamente la mia famiglia è presente H24, i miei due fratelli che mi seguono sempre, poi anche con l'aiuto di Ciro che è sempre presente anche lui, lo conosco anche da 10 anni lui, sono con lui da tanto e quindi sono stato abbastanza fortunato, sono fortunato, mi reputo molto fortunato. Sì, anche perché ho giocato a calcio anche io, non a questi livelli, però conosco tantissimi ragazzi che hanno intrapreso la tua carriera sportiva e purtroppo non hanno avuto quella forza di continuare all'età di 14-15 anni e hanno mollato. Cosa puoi dire a delle persone, magari quasi semplicemente a dei ragazzi che si possono trovare in questa condizione attualmente per andare avanti? No, io penso solamente che non si deve mollare davanti agli ostacoli, perché nella vita, in ogni ambito lavorativo o non, ci sono degli ostacoli, ci sono delle difficoltà da superare che ne esci sempre migliore. No, infatti sono concordo pienamente con te, però purtroppo a volte è molto difficile da soli, infatti ritengo a volte che sia fondamentale proprio l'aiuto di determinate persone, perché non tutti abbiamo un carattere forte che ci permette di superarli da soli, ma a volte, non so, una fidanzata, un amico, o semplicemente come dicevi tu, no, nel no, caso certo, la famiglia. Ti puoi aggrappare a una persona che per te è importante, ti dà forza, ti dà sostegno, però la famiglia penso che sia la prima cosa. C'è mai stato un momento in cui hai pensato di mollare? No, mai, assolutamente. Sei focalizzato assolutamente su quello che è il tuo obiettivo? Sì. Attualmente questa stagione com'è andata? No, è andata abbastanza bene, dai, potevamo fare un po' meglio con l'Under 23, poi si è conclusa bene con qualche convocazione in prima squadra, quindi sono fatto qualche contento. Allenamento sì, con loro anche? Sì, sì, mi allenavo quasi sempre con loro. Chi ti ha impressionato di più? Parliamo un po' adesso sull'aspetto di quest'anno? Calcistico. Sì, l'aspetto di quest'anno. Ma Di Maria, dai. Tecnicamente Di Maria. È di un altro livello, penso, sì, rispetto pianeta. Agli altri. Invece tu che ruolo sei, ricorda? Difensore centrale. È sulla difesa della Juve invece? Ah, il mio idolo, la mia fonte di ispirazione è sempre stato Bonucci. E in questo momento mi rivedo anche tanto in Danilo. Ah, sì, Danilo quest'anno penso che sia stato uno dei migliori della sì, stagione juventina, ha dato davvero l'anima in campo e si è sempre contraddistinto in questo. Assolutamente. Per quanto riguarda Bonucci, diciamo, siamo in una fase ormai calante. Sì, ha annunciato pure recentemente il ritiro. Sì, è una situazione stagione un po' diversa, poi la stagione non è stata delle migliori per ambiti non calcistici, ma che non riguardano i giocatori, ma riguardano la società. E quindi è stata una stagione stata più difficile e complicata difficile, proprio penso a livello mentale, sì, oltre da tutto del campo. Assolutamente. Però diciamo comunque uno fa il massimo in bocca al lupo a te, grazie, sperando che l'anno prossimo possa essere l'anno giusto per grazie fare l'esordio in Serie A, in Coppa Italia, magari a volte si dà più spazio magari ai giovani, perché quello che sto vedendo anche dopo magari proprio l'Europeo, Under 20 sì, che c'è stato mai in Argentina, che forse bisognerebbe dare qualche spazio in più a voi giovani. Certo, certo. C'è Casadei che comunque non so se hai avuto modo mai di giocarci contro. Forse ci ho giocato qualche volta in primavera e vabbè, è un giocatore forte. Poi è cresciuto tanto da quando è andato lì È andato prima a Londra sì, e poi sì, con sì i Rangers ha trovato ancora più spazio. C'è. Cosa che difficilmente purtroppo stanno trovando qua sì, i suoi colleghi di squadra. Assolutamente. Spero che si trovi più spazio sempre andando in avanti. Sì,
Ronaldo me lo auguro pure io, perché fondamentalmente dopo gli ultimi fallimenti dell'Italia, sia a livello di mondiale, pure purtroppo la recente eliminazione dalla National League, penso che si debba ripartire sempre di più poi dai giovani, perché quei pochi che sta riuscendo a portare Mancini comunque stanno dando degli ottimi risultati. Assolutamente, si deve ripartire dai giovani. Spero di essere uno di quelli. Ma me lo auguro tutto il cuore. Grazie. Comunque quando vediamo ragazzi di Napoli che non siamo riusciti ad arrivarci, vediamo comunque dei ragazzi che come noi invece ce l'hanno fatta, non può fare altro che piacere. Alessandro, grazie. Io ti ringrazio ancora una volta. Grazie mille. È stato davvero un piacere. Grazie. E bocca al lupo per la carriera. Mille. Grazie.